Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Partiamo la nostra piccola lezione di oggi dal Vangelo per terminare poi con la prima lettura, perché queste due parabolette molto molto piccole però comunicano, come sempre, nel Vangelo delle verità molto molto grandi. Gesù fondamentalmente dice che ci sono due modi con cui ci si imbatte e si incontra. Uno chiama il Regno dei Cieli, cioè Gesù, il Vangelo, la vita cristiana, la vita celeste che ci porta sulla terra. Uno è casuale, lo sapete che ha un tesoro nascosto in un campo, non so se avete visto il film, no? Sta in un campo, fa la buca perché la deve fare, vedo forse questa roba, si accorge che è un tesoro, la chiude e poi dice, questo campo qui adesso non lo compro. E invece c'è l'atteggiamento differente di un mercante che va in cerca di perle di grande valore, quindi sta già cercando, quindi non è una cosa che se la incontra, cerca, alla fine trova e investe tutto su questa perla di grande valore. Cosa ci trasmettono queste immagini? Numero uno, che il Regno dei Cieli, cioè Gesù e tutto ciò che ci è venuto a portare, è la cosa più preziosa, più grande e più importante del mondo. Tale da meditare tutti i nostri beni, tutte le nostre energie, tutto il nostro tempo. Ci può venire, possiamo imbatterci in essa in due forme, o casualmente, la mattina che uno te l'aspetti, il giorno che uno te l'aspetti, senti una predica, vai a pellegrinaggio, fai qualcosa, capisci, ti si illumina il cuore, dici, poi qui stiamo di fronte a una cosa grande, e quindi poi comincia il pensiero, se sono nascosto, che faccio? Investo tutto su questo oppure no? Non vuol dire che diventa tutti tanti frati per il sole, è semplicemente il centro e il cuore poi degli interessi della nostra esistenza, comunque sia il nostro stato di vita, è cosa che Gesù sommamente auspica. E l'altro atteggiamento invece di chi ha cercato, ho conosciuto tante persone nella mia esperienza, ha cercato una vita, qualche cosa di grosso, qualcosa di importante, qualcosa che volesse, valesse la pena veramente dare tutto, trova Gesù, dice ecco, mi fermo, ho trovato, basta. Tanto per fare un esempio di un personaggio famoso che ho avuto così, Sant'Agostino, ha avuto un'esperienza di questo genere, grande Sant'Agostino, per una vita, un animo inquieto, a cercare la soddisfazione, il senso della vita in mezzo a tantissime cose, in mezzo al mondo, alla carriera giuridica, agli studi, alle filosofie, sente Sant'Ambrogio, incontra il Signore, lascia tutto, diventa prima monaco, poi prete, poi vescovo, dottore della Chiesa, una volta veramente tutti colori, no? E racconta questa sua esperienza nella celebre opera delle Confessioni di Sant'Agostino. Perché in ogni caso la vita cristiana tende all'incontro personale e decisivo con Gesù, che per il quale si lascia perdere tutto. Attenzione, anche se si continuano a fare esattamente le stesse cose che si facevano prima, ma è un problema di centro di intenzione completamente spostato. Questo ci ricorda la prima lettura che ci fa vedere come Mosè, che era un uomo di Dio, aveva un rapporto intimo con Dio, vedete, quando usciva dai suoi colloqui con Dio, aveva il viso raggiante, dice il testo, quindi pieno di luce. Tant'è vero che gli israeliti rimanevano un po' così, che lui si metteva il velo davanti quando andava davanti al Signore. Ecco, questo non significa se andiamo a fare la donazione usciamo fuori illuminati, d'accordo? No. Però certamente quando una persona è con Gesù, quindi è familiare, è amico di Gesù, questa cosa si vede anche dalla faccia. Non siamo trasfigurati come Gesù sul Monte Tabor, come Mosè, però il nostro viso è disteso, il nostro sguardo è sereno, cioè tutto quanto il portamento della persona che vive in grazia, in comunione con Dio, che lo fa trasparire il fatto che è in comunione con Dio, si vede. E quando non si vede, voglia di Dio, io ho un cattivo carattere, ho questo, ho quell'altro, che c'è molti quanti ce l'abbiamo. Il mio è cattivo in un modo, il vostro è cattivo in un altro. Ma davanti a Gesù, se io veramente sto con Lui, lo frequento, lo ascolto, il carattere cambia e diventa più bello, anche se è brutto. Quindi, come noi siamo, come noi stiamo, anche come gli altri ci vedono, no? Molto importante, io sto cercando sempre di ascoltare, se qualcuno ti vede, ma chi c'è che sta sempre arrabbiato nero? Non è una cosa che non si deve offendere, io non mi offendo se qualcuno ti dico, se
questo senso, per arrabbiato nero o Dio non c'è Gesù nel cuore, io me lo ricorderei in questo senso, capite? Perché se c'è Gesù nel cuore è impossibile essere arrabbiato nero, è impossibile, perché Gesù è mite, è umile di cuore, quindi Gesù sta nel tuo cuore, non può essere che stai arrabbiato nei suoi capiti. Quindi la nostra vita cristiana non si deve mai ostentare, non è che ostentiamo le cose che viviamo con le nostre esperienze personali con Gesù, però è inevitabile che quello che noi viviamo traspaia, si veda, perché non possiamo credere. Vi dico sempre, quando uno incontrava la Madonna, la Divina Maria sulla terra, la Madonna era una persona molto riservata, non faceva certamente trasparire nulla di tutto lo straordinario che viene a continuazione, però se tu facevi le chiacchiere con Maria di Nazareth, rimanevi incantato da tutto il suo modo di fare, di essere, di relazionarsi, che era apparentemente, come dire, semplicemente splendidamente umano, d'accordo? Una persona meravigliosa, stupenda, però che ti faceva cogliere questa sua nascosta intimità assoluta con Dio. Così dovrebbe essere per ciascuno di noi, e auspichiamo che riusciamo a camminare bene e a comprendere bene l'importanza di capire preziosissimo dei beni che Gesù ci porta e del bene che Gesù tiene, perché tutta la nostra vita possa essere irradiata e trasformata dalla luce di Gesù, del suo Vangelo e del suo Regno. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.